apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Qui all'estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore, che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. La partita è iniziata. De Jola. Palla alla Padula. L'appoggia sulla fascia. Mbula. Saponara. Ecco la Padula. Non c'era spazio. Saponara, buona occasione. Mbula. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. La loro manovra è fin troppo leziosa. Tocco morbido. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ecco il tiro! E c'è il gol della Fiorentina. Fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Giulio Donati. Giulio Donati prova a innescare un'azione offensiva. Questa palla è per lui. Azione fallosa, nessun dubbio. E attento, e allontana senza problemi. De Jola. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Allontana il pallone. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Interessante azione sulla fascia destra. Fa sportellate con il suo marcatore. Da lì può crossare. Perde il duello fisico con l'avversario. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione.
Milenkovic. Vlahovic allarga il gioco sulle fasce. Viola, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Lucioni, palla lunga a cercare il reparto offensivo. Vlahovic decide di sfruttare la fascia. Padel prova a crossare. Intervento, vale come un gol. Ha provato l'azione individuale senza successo. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Saponara è in una posizione in cui può far male alla difesa. Cutrone la gioca sulla destra. Ottima giocata. Prova la soluzione in fascia. Cerca il compagno in area. Decidono di giocarla all'indietro. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. La Fiorentina ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare un vantaggio. Si ricomincia. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. La Padula. L'avversario ha avuto la meglio. Pulga. Milenkovic. Pessella. C'è la palla lunga in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La gioca in profondità. Prova con la palla lunga. Palla intercettata. E ora avranno una chance da calcio d'angolo. Sceglie di battere il gol. Prova la giocata di Fino. La Fiorentina al calcio di punizione. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Riceve in ottima posizione. Passaggio smarcato, qui deve tirare. Lungo passaggio in avanti. Ribéry oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Ribéry. Pulga cerca l'uomo là davanti. L'appoggia sulla fascia. Vlahovic. Numero! La difesa adesso sta lavorando un po' meglio.
si guarda intorno. Gioca una palla lunga. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Mbula. Palla riconquistata immediatamente. Spazza il più lontano possibile. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Mbula. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Filtra la palla in profondità. Potrebbe essere l'ultima chance. E trova bene il compagno. Scodella in avanti. Cutrone. Sulla destra. C'è la palla filtrante. Se ne va. Fiorentino, un calcio di punizione. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Mi protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare o anche peggiorare la sua situazione. Queste, Fabio, sono quelle situazioni in cui una difesa non vorrebbe e non dovrebbe mai trovarsi. In qualche modo bisogna fermare l'attaccante per evitare che si... Costavilli! Ecco il filtrante per Ribéry. Bel gesto tecnico. Si libera la grande. Qui cercherà il tiro. Palla che esce di poco. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Si chiude qui il nostro collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo.